È iniziata il 17 ottobre la correzione delle prove preselettive del concorso RIPAM Campania per l'assunzione a tempo indeterminato di 2.175 persone tra laureati e diplomati divisi per 16 profili professionali. Alla presenza dei componenti del comitato di vigilanza è stata dissigillata la stanza in cui per giorni sono stati custoditi 121 pacchi contenenti prove e verbali dei test che si sono svolti a Napoli dal 2 al 24 settembre. Sigillata nuovamente la stanza, si è passati all'apertura dei due pacchi, quelli con le prove della prima sessione della categoria D, che si è svolta nel pomeriggio del 18 settembre. Ci rendiamo conto che c'è grande aspettativa, grande attesa sugli esiti di questa prova preselettiva che, ricordiamo tutti, ha avuto dei numeri importanti e noi siamo impegnati in questi giorni, e lo faremo nel più breve tempo possibile, a correggere un numero di elaborati che è di circa 143.000, quindi sicuramente molto molto consistente, per fare in modo che poi al termine della procedura si abbiano le 16 distinte graduatorie. La procedura di correzione prevede le seguenti tappe. Nella prima fase viene acquisito dal lettore ottico l'elaborato del candidato, attribuendo ad esso un punteggio ancora in forma anonima. La seconda fase prevede la scansione delle schede anagrafiche e l'acquisizione del codice prova riportato su di esse. Nella terza ed ultima fase avviene l'abbinamento fra i due codici gemelli, quello dell'elaborato e quello associato ai dati anagrafici del candidato. La prova preselettiva ha visto la partecipazione dei candidati associati nelle due categorie, categoria C per i diplomati e categoria D per i laureati. Da ognuna di queste due prove preselettive dovranno poi nascere le 8 categorie che sono quelle di profilo, quindi ogni candidato avrà poi il suo posizionamento all'interno della singola graduatoria. Solo alla fine, quando saranno corrette tutte le prove di ciascuna categoria per tutte le sessioni di concorso, sarà possibile pubblicare la graduatoria. L'invito che possiamo rivolgere a tutti è quello di rimanere concentrati anche sullo studio, quindi di riguardarsi il bando di concorso di pertinenza con attenzione, riguardare quelle che saranno poi le materie oggetto della prova scritta e di dedicarsi con serenità ad approfondire gli argomenti che saranno oggetto della prova.